Unisce tutta la famiglia con Sky Wi-Fi. Fatta fibra 100% fino a 1 giga. Che semplice! Per una connessione stabile in ogni angolo della casa. Potente! Poter vivere tutti insieme, felici e connessi, senza interruzioni. Spettacolare! Sky Wi-Fi, premiata in Italia connessione internet numero 1 per qualità prezzo. A soli 24,90€ al mese per 18 mesi. Wi-Fi! Chiami 250 vai su Sky.it o nei negozi Sky. Il bello di perdersi tra le vie è che puoi ritrovare la tua auto grazie al map. Il bello di uscire da un parcheggio in retro è che al primo ostacolo lei ti aiuterà a frenare. Il bello di nuovo Skoda Kamiq è sentire il feeling con la città. Scoprilo anche a metano, con guida assistita di livello 2 e infotainment wireless connected. Da 149€ al mese con eco-incentivi, TAN 5,99, TAG 7,34, anticipo 3.103€. Scoprilo negli showroom Skoda o su skoda-auto.it. IG&Co, il mio stile per ogni occasione. Unico, ricercato, dinamico. IG&Co, calzature italiane di qualità. IG&Co, il mio stile. Ehi, senti che ritmo da Aldi. È quello del prezzo Aldi. Per un rientro dalle vacanze senza rinunce. Tutti i prodotti che ami a prezzi bassi ogni giorno. Come ali di pollo, cotte speziate, il podere da 500 grammi a 2,59€. Questa sì che è musica per le mie tasche. Tante note di convenienza al prezzo Aldi. E da martedì apriamo a Zola Predosa. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Prospettiva con meglio. Il nuovo Urban SUV Hyundai, nato per darti un nuovo punto di vista sulla città. Scoprilo anche in versione hybrid. Tu in 36 rate da 139€ al mese. Con 3 anni di corto incendio e eco bonus statale. Sopra promo 15.300€. Anticipo 4.100€. TAN 2,95, TAG 4,73. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale, info e condizioni su Hyundai.it. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Ma come fate ad avere una casa così perfetta e tutto questo tempo Marco? Libero? Semplice, niente più stracci. Ci basta pulirlo solette. Aspira, lava e sanifica i pavimenti in un solo passaggio. Per ogni tua idea di casa c'è Folletto. Richiedi una dimostrazione su Folletto.it. Sono Bebevio. Tornata da Tokyo, ho trovato l'Italia più verde. Sorgenia sta portando energia rinnovabile a tante nuove famiglie e aziende. Porta impianti solari e anche la fibra. Questa è l'Italia che vogliamo. Diventare sostenibili è semplice su sorgenia.it. Sorgenia. Troppo duro. Troppo piccolo. Troppo verde. Troppo molle. Troppo poco rosso. Troppo perfetto. Sarà solo un pomodoro, ma per la tua spesa non ci accontentiamo mai. Scarica l'app Everly, scegli il supermercato, i prodotti che preferisci e l'orario di consegna. Il tuo shopper ti porterà la spesa a casa, anche in giornata. E per questo mese la consegna sul primo ordine è gratis. Everly, amiamo farti la spesa. Con il traffico, Le auto nuove, connessi a tutto, al mio cellulare, alla mia vita, al mio futuro. Peccato che il mio meccanico non essere connesso. Sto chiamando l'officina da 2 ore. Ma Giacobazzi, passa Unipol Rental, il noleggio a lungo termine che offre in un unico canone tutti i servizi di mobilità del gruppo Unipol. Anche la manutenzione ordinaria e straordinaria, in 12.500 centri convenzionati. Beh, se lo dice Gregorio Paltrinieri, allora mi fido. Fidati anche di Unipol Rental, the new mobility way. Proud to be different. I'm
Ottimo Sansone, e devo dire che ultimamente mi piace molto, perché nei talk show televisivi, soprattutto quando ci sono dei dibattiti sulla politica, sul Covid, che ho detto Covid ragazzi, scusate, no, adesso succede un casino, mamma mia, vado, mi metto nell'angolo, hai ragione, mi metto nell'angolo. Quando per esempio direttori di testate giornalistiche o comunque elementi contrapposti, dal pensiero contrapposto, comunque un po' si stimano, dicono come ha appena detto l'ottimo, cioè non capisce niente, però in realtà è bravo, quindi ti stimo, dopo andiamo a bere, però hai detto una cavolata, quindi l'ottimo in questo caso no, c'è stima. Quindi non erano un po' sornioni? No, l'ottimo. Non lo so, era in buona fede. Non hanno fatto la gag di chissà se è registrato lunedì, no. Mi sei in diretta, mi dicono. Dai, rifacciamo. No. Amici, alle 10:30 spaccate con me, Alessandro, tutto bene? A 105. Poco fa si parlava di quanto di fretta andassimo in questo periodo, ma non in questo periodo dell'anno, in questo proprio periodo storico. Tant'è vero che i giornali ci devono scrivere quanto dura un articolo, altrimenti non ce lo leggiamo. Buongiorno ragazzi, io la butto lì, più che di fretta. Ma buttala lì, non rompo le palle, buttala lì. Questo lui la butta lì. Solo questo mercato. Mercato. Sì, questo mercato. Se sei di fretta per una cosa importante, il tempo lo trovi, insomma. Anche un articolo di cronaca può essere una cosa importante. Certo. Mio pensiero, saluti. Ciao. No, ma meno male che c'è il tuo pensiero, insomma, perché comunque è un punto di vista. Punto di vista interessante, se è una cosa è importante, te la leggi, non c'è bisogno di scriverti quanto dura. Ma hai notato invece, ad esempio, che quando guardiamo un video, ormai a me capita di guardare la durata e dire no, ma 4 minuti, ma sei tanto. Un video sul web, dici, sul web. Sì, già 4 minuti ci sembrano un'eternità, come faccio io a stare attenta 4 minuti? E invece dici, ma 4 minuti. È vero, anche il tutorial della vita, se ci fosse un tutorial che ti dicesse come guadagnare 10.000 euro in un minuto e durasse 11 minuti, no, troppo. Non lo guardi, ne cerco uno da 4, ne cerco uno da 4, è un po' così. Chi è? Zia Milano. Ciao Sansone, devi guardare anche il lato ironico della cosa. Io la mattina ogni tanto entro al bar sport del mio paesello, 100 anime, e c'è l'Arnaldo che legge la Rosea Sportiva come se fosse il suo libro privato. Allora i miei amici mi dico, uè Arnaldo, su, qua c'è gente che va a lavorare, c'è scritto 4 minuti di lettura, leggi e molla il giornale. E lui si arrabbia. Ciao belli. Bello, voglio anch'io l'Arnaldo la mattina che mi racconta quello che è successo nel mondo. Ce l'abbiamo noi. Ce l'abbiamo l'Arnaldo, lo chiamiamo Arnold, ma ce l'abbiamo l'Arnaldo. Va bene amici, grazie per i vostri messaggi, grazie per i vostri contributi. Hai letto il messaggio, che cos'era il numero 249?
395? 95? Devo leggerlo, me lo leggo per te. No, leggilo ad alta voce. Allora, sì. Canzone, pensavo che prima o poi ci saremmo incontrati e innamorati pazzamente l'uno dell'altra. Poi hai detto che sei nato il 10 luglio e niente, come il mio ex che mi sta facendo sopra. No, perché poi siamo così, sì, anche, sì. Basta anche soltanto il nome. Ma io ce l'ho Alessandro. Io ho la condanna dell'essere cancro. Degli ex. Dell'essere cancro. Ciao, sono cancro, addio! Questa qua è di quelle di una volta, guarda
questa qua. Che bella, eh? Sì, vedi. Sì, è bella. Bellissima questa qua. Oh, that's
novità un po' più tecnologiche, perché arriveranno le nuove emoji. Dice sì, emoji sono quelle che le mettiamo su WhatsApp, le immaginette, le faccine immaginette carine, sì, quelle là. Sì. Beh, allora, arrivano di nuovo entro la fine dell'anno. Esatto, per fine anno 2022, inizio 2022. Una per esempio è quella dell'uomo con il pancione, che sì, come fosse incinta. Sì, ma sei sicuro che è incinto, non che ha mangiato? Che ha mangiato no, magari, beh, può avere una doppia valenza in realtà, sì. Cioè l'idea è quella di rendere le opzioni di genere più inclusive, sì, perché più coerenti. No, Carocci per esempio, dopo una